Amici internauti di TeleBS, ben ritrovati in questo spazio dedicato alla politica e alle elezioni amministrative 2014. Con noi oggi i candidati al Consiglio Comunale per la lista civica Movimento Diritto alla Città, Gianluca Messina. Buon pomeriggio Gianluca. Buon pomeriggio a voi. E buon pomeriggio anche ad Antonella Scaminaci e Francesca Zummo. Buon pomeriggio. Allora, Gianluca Messina, sono state consegnate le liste del vostro gruppo, voi fate parte, lo ricordiamo, del gruppo facente capo alla candidatura a sindaco di Vito Torrente, e il quale ha consegnato le liste per primo, con una consegna a tempi da record, possiamo dire. E come sta procedendo questa vostra campagna elettorale? Ma la nostra campagna elettorale, diciamo che è già iniziata, siamo entrati nel vivo della stessa. È chiaro che questo movimento, diciamo, è un movimento che ha optato questa scelta per Vito Torrente, basandosi appunto su diciamo un'analisi politica dei candidati e su quello che effettivamente questi candidati avrebbero potuto dare alla città anche in termini di programma e di progetti. Questa lista tra l'altro si sta contraddistinguendo per l'aver avuto un'interlocuzione al di là dei meri colori politici, è una lista che si presuppone e propone di fare una buona politica, proprio per questo ha già dato vita a una serie di interlocuzioni, al di là appunto della fedeltà e della lealtà che stiamo dando a Vito Torrente, che ci auguriamo possa diventare sindaco e ne siamo anche convinti, però non tralasciamo buone proposte che provengono anche da altri schieramenti. Una testimonianza su tutte, quella che avvenne stamattina, consideriamo che il Movimento 5 Stelle aveva proposto, per quanto riguardava gli scrutinatori e la nomina degli stessi da parte della Commissione elettorale, di modificare il criterio di selezione attraverso la nomina discrezionale e arbitraria degli stessi scrutatori nominati appunto da una Commissione elettorale composta da tutta gente che si sta ricandidando al Consiglio Comunale. E abbiamo appunto sposato, diciamo, una proposta fatta prima di noi dal Movimento 5 Stelle che prevedeva invece il sorteggio. La nostra coordinatrice, nonché assessore designato, la dottoressa Giulia Ferro, infatti qualche settimana dietro aveva, diciamo, a nome di tutti noi diramato un comunicato stampa nella quale appunto chiedeva ai membri della commissione di operare una scelta più sobria ed eticamente più corretta, che era quella appunto del sorteggio. Purtroppo stamattina la vicenda non è andata come ci auguravamo, anzi diciamo che forse ha preso la piega opposta. Io sono stato presente perché, oltre ad essere un rappresentante del Movimento Diritto alla Città, sono anche un consigliere comunale uscente, quindi tra i miei compiti non solo rientra il compito del controllo degli atti amministrativi e della proposizione. Quella mattina sono andato invece tra virgolette di controllore. Speravo che la richiesta che la nostra coordinatrice e il Movimento 5 Stelle avevano proposto a questa commissione venisse accolta, purtroppo abbiamo dovuto constatare che non solo non è stata accolta, ma che si è proceduta alla spartizione dei pani e dei pesci, se così la vogliamo definire, in maniera del tutto discrezionale, dando sempre seguito a quelle politiche di natura clientelare di democristiana memoria, che hanno visto appunto i membri della commissione elettorale nominare tra conoscenti, amici, elettori e quant'altro i vari scrutatori, tralasciando e, tra virgolette, consentitemi il termine un po' più forte, strafregandosene di quello che era l'iniziativa che il Movimento Diritto alla Città, il Movimento 5 Stelle e centinaia di cittadini che questa mattina erano presenti lì cercavano di indirizzare verso la commissione elettorale. La cosa grave non è tanto la nomina, capiamoci, non hanno commesso alcun illecito, la legge prevede che la commissione elettorale possa nominare direttamente gli scrutatori. L'etica invece è una cosa diversa. Etica imponeva, visto e considerato che stiamo parlando di soggetti che non sono super partes, perché in questa competizione elettorale stanno partecipando tutti quanti come candidati, il primo è il vice sindaco Engargiola, che è candidato al Consiglio Comunale nelle liste di Cristalli, il consigliere Giacomo Mauro, candidato nelle liste del PD, il consigliere Gangitano, anche egli candidato nelle liste di Cristaldi, e non infine il consigliere Gabriele, vedete anche la capacità di autocritica che ha la moglie candidata in una delle liste di Torrente. Proprio per questo noi abbiamo chiesto, non solo per la crisi dilagante che c'è, di operare una scelta più trasparente e quindi il sorteggio,
ma anche perché per noi si palesa in questo caso un conflitto di interessi vero e proprio, perché non è detto che così sarà, ma è molto probabile che chi viene nominato scrutinatore magari potrebbe sentirsi in obbligo con colui che lo ha nominato e quindi potrebbe anche influire sulla scelta del voto, che in questo caso non sarebbe più un voto liberamente concesso in base a una valutazione oggettiva, ma potrebbe essere un voto dato a chi effettivamente ha fatto una cortesia. Proprio per evitare tutto questo, noi auspicavamo che il nostro appello venisse accolto, purtroppo dobbiamo registrare che ancora una volta il buonsenso non ha prevalso e che probabilmente le logiche clientelari vanno ad avere la meglio sulla buona politica e su un'etica politica che tutti noi dovremmo avere, ma che purtroppo evidentemente non abbiamo. Il tema aperto da Gianluca Messina è un tema che avrebbe potuto puntare l'attenzione su molte problematiche riguardanti anche la crisi, molti disoccupati che avrebbero potuto usufruire della possibilità di svolgere attività di scrutatori per queste elezioni, come si è puntato a fare anche a Castelvetrano. A Trapani. Non si vede, insomma, non è stato affrontato, insomma, il problema, il come e il perché qui a Mazara non si sia potuto, insomma, sviluppare un'iniziativa del genere. Chiediamo appunto ad Antonella Scaminaci il perché, diciamo, non si è riusciti ad arrivare a svolgere questa attività come si è svolta a Castelvetrano, a fare la scelta che hanno fatto anche nel resto della provincia. Allora, io sinceramente non sono addentrata nel consiglio, quindi vedo in questo momento come cittadina la problematica, e sicuramente come cittadina e come candidata nella lista Movimento Diritto alla Città sono seriamente preoccupata. Dico, se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che questo buongiorno non è assolutamente un buongiorno. Dico ancora una volta, dobbiamo andare avanti e dobbiamo predicare dei valori che purtroppo non esistono. Cioè, io mi riferisco sempre a in ogni questione vedo l'aspetto pedagogico, sarà una deformazione professionale proprio perché sono un insegnante, ma dico, che cosa dimostriamo, che cosa insegniamo a tutta questa gente giovane che si accinge alla ricerca, che si affaccia nel mondo del lavoro e vorrebbe quantomeno conquistare un piccolo posto in una situazione come questa. Cioè, per un cittadino, per un giovane, andare lì e ritrovarsi in mano con un giorno di lavoro poteva essere un successo, per colui che avrebbe rappresentato in quel momento la categoria giovanile, quindi la categoria che gli appartiene e che rimane ancora oggi senza un lavoro, ma diciamo che questo non avrebbe risolto la problematica. Però dico, l'esempio qual è stato? L'esempio è stato quello che ancora una volta oggi a Mazara, per quattro briciole si litiga, perché stamattina, da quello che ho capito, si è litigato per quattro briciole, ma quattro briciole che è data ai giovani con un sorteggio, con un'azione democratica che poteva benissimo essere messa in atto. Purtroppo anche questo non si è fatto e si continuerà così, e sono seriamente preoccupata, perché se devo far parte io di un'amministrazione dove ancora oggi si maturano questi valori e si portano avanti queste incertezze e si dice ai giovani che per andare avanti non è necessario un curriculum, non è necessario fare un sorteggio, non è necessario formarsi, è soltanto necessario conoscere qualcuno, e la cosa mi dà enormemente fastidio. E chiudo. Sentiamo a tal proposito anche il parere di Francesca Zummo. Allora, io dico che siamo veramente a terra, anche come cultura, perché io ritengo, avendo vissuto un'altra realtà che non è Mazara, e che spesso il Sud si rivolge alla solita politica, come ha detto Antonella, quella clientelare. Tutto ciò che è dovuto, cioè quello che è un diritto di un cittadino, viene sempre espresso che se il politico ci va di mezzo è un favore che ti fa. Io non la penso in questo modo. Io, se vado al comune a chiedere un documento, un fascicolo che mi serve per l'urbanistica e cose varie, io non la penso così. Per me è un atto dovuto, è un diritto che loro mi devono dare.
Purtroppo di mezzo ci va sempre il politico, non si capisce perché, forse perché c'è qualcuno che non fa bene il proprio lavoro, forse perché non c'è un impegno all'interno della struttura che è un impegno costante da parte dei lavoratori, quindi magari anche lì si devono andare a ricercare certe problematiche. Poi un altro aspetto che ho visto in questi giorni è quello del gridare al miracolo quando si fa l'asfalto di una strada. Io dico, non è un miracolo. Cioè fare l'asfalto di una strada, io capisco che qui è un evento eccezionale, perché dico ok, non l'hanno mai avuto, quindi naturalmente diventa un evento ma eccezionale. Ma al di là di tutto, a lei è piaciuto questo asfalto fatto in questa strada? Ma mi va benissimo, la strada si doveva fare, per carità, la strada si doveva fare, giusto così, c'erano le buche, qualcuno è caduto, sono caduta anch'io, quindi cioè voglio dire, mi sta bene, ma... Per me l'evento eccezionale può essere, non lo so, l'inaugurazione di una struttura, l'inaugurazione di una statua, di qualsiasi altra storia, ma l'evento eccezionale non deve essere la strada, l'asfalto di una strada, perché quella è una cosa che si deve dare con impegno e non durante una campagna elettorale, voglio dire. Noi stiamo parlando di questo, noi vogliamo contestare quello che la politica oggi ci ha dato, la politica ci ha messo all'interno della nostra cultura che così si fa e invece non è così che si fa, noi siamo un popolo e loro sono i nostri rappresentanti, devono rispondere al popolo perché noi li abbiamo scelti solo per salvaguardare i nostri diritti, mi pare. Quindi se da lì non cambia anche la cultura delle persone che ad oggi si ritrovano in questa tornata elettorale a fare sempre gli stessi discorsi, quindi a lamentarsi, io sono dura sotto questo aspetto, magari mi faccio anche dei nemici, non lo so, però è pur vero che dobbiamo riflettere su questo, noi dobbiamo riflettere su ciò che la gente non deve pensare che il politico ti fa il favore, perché quello è un diritto possibilmente che devi avere. Io non voglio sentir dire che c'è qualcuno che mi dice ah, ma quella persona mi ha salvato la vita. Cavolo, scusate la parola, è un suo dovere. Se noi togliamo e mettiamo da parte quello che è questa mentalità, facciamo una riflessione, una riflessione e diciamo aspetta, però se vogliamo ci sono delle persone che possono cambiare qualcosa, non si può cambiare il mondo, lo sappiamo perché le pecore nere ci saranno sempre, però è pur vero che se c'è una volontà da parte del nostro anche movimento, dove siamo stati scelti come curriculum vita anche, quindi dobbiamo guardare questo e allora a questo punto diciamo possiamo provare a scegliere qualcosa di nuovo e non a scegliere sempre le stesse persone, che penso che fino ad oggi non ci hanno portato a nulla, perché scegliere il politico perché è il maggiorente, perché sa parlare bene, perché ha una buona dialettica, scegliere l'altro perché ti dice io penserò per la pesca, ma i 30 anni che sono qui ancora non ho visto niente, ho visto anzi la distruzione di un'economia di Mazara, quindi se noi vogliamo adoperarci sempre delle stesse cose, siamo liberi di farlo per carità, ma se noi vogliamo puntare al nuovo, iniziamo a farlo. Diciamo queste sono tematiche che un po' sono racchiuse nel nome della lista, se ci può confermare Gianluca Messina, ecco, diritto alla città, è un nome che sembra anche tanto uno slogan, ci puoi spiegare il perché per la denominazione di questo? Ma a dire il vero più che uno slogan è la ratio del movimento stesso, è il motivo per cui il movimento esiste. Il movimento esiste per ridare dignità e il diritto ai cittadini di questa città di poter vivere Mazara in maniera dignitosa, in maniera assolutamente libera, vivere in una città che si presta a essere vissuta, vivere in una città dove, come diceva bene Francesca, il sistemare una buca diventa ordinaria amministrazione e non ha bisogno neanche di un comunicato stampa, una città che riesce a mantenere un ospedale, una città che riesce a essere a misura d'uomo, una città per cui non bisogna aver paura di andare in una strada meno illuminata delle altre perché si può essere soggetti ad uno scippo o una rapina. Noi parliamo di normalità, diritto alla città, questo significa diritto a poter vivere in maniera serena nella propria città, essere parti integranti della CIVES, della comunità che, appunto, di cui si fa parte. Vedere l'amministrazione e il palazzo comunale non come un qualcosa di distante, come il palazzo dei poteri, la sala dei bottoni e la stanza dei bottoni, ma come un luogo dove in assoluta trasparenza e armonia altro non si fa che guardare agli interessi dei cittadini, sia per quanto riguarda
le infrastrutture che devono essere realizzate, la fornitura dei servizi, per quanto riguarda anche le deliberazioni e le determine che li riguardano. Noi stiamo parlando di normalità e questo è il motivo che poi tra l'altro ci ha portato a scegliere Vito Torrente. Perché Vito Torrente? Perché molti poi lo chiedono e si parla del posto di lavoro, fandonie che io non sto neanche qui a commentare perché lasciano il tempo che trovano, perché ora paradossalmente in questa città si tende a demonizzare un imprenditore, un artigiano che è diventato imprenditore e che ha creato dei posti di lavoro, perché è giusto che i posti di lavoro devono essere sempre dati alla Belice Ambiente, al comune, con l'incarichetto. Noi siamo contro queste logiche, noi invece pensiamo che il comune debba mettere in condizione le imprese del nostro territorio e le imprese che vengono dal nord o dall'estero di poter investire i loro denari in assoluta tranquillità a Mazara del Vallo, che il comune si doti di una mentalità imprenditoriale e non una macchina sciupa soldi che tot arriva dallo Stato, tot arriva dalla Regione, tot prendo dai tributi locali e tot spendo magari in consulenze che costano un occhio nella testa ma che poi i risultati non ne producono. Noi a tutto questo abbiamo voluto dire basta. Abbiamo proprio per questo sponsorizzato, insomma, intanto la creazione di questa lista, che è una lista fatta da giovani professionisti, da studenti, da insegnanti, da piccoli imprenditori e medi imprenditori, da artigiani, da operatori della pesca, vedi Peppe Falcetta. Stiamo proprio cercando di mettere all'interno un gruppo eterogeneo e omogeneo che sappia fare squadra e che possa in maniera... diciamo all'unisono, con un'unica voce, cercare di risolvere i problemi della città attraverso un megafono, perché io amo definire Vito Torrente il nostro megafono. Noi non siamo in rapporti di subordinazione come alcuni che parlano di leadership o del mio leader. Noi non abbiamo leader, noi tutti siamo dei leader. Noi abbiamo una persona che pensiamo possa avere più esperienza di noi dal punto di vista politico-amministrativo, a lui demandiamo le nostre proposte, i nostri progetti, consci e consapevoli che verranno accettati. Anche perché poi, e permettimi una battuta, non voglio togliere tempo alle ragazze e alle mie future colleghe, ma ciò che mi preme dire è che qua sento sempre parlare di cultura. La cultura. Scusami se mi permette, va, finisci che poi ti voglio fare una domanda. Assolutamente, la cultura. Noi, ora bisogna capire anche uno che cosa intende per cultura, perché c'è la cultura del filosofo, la cultura dello scienziato, questa l'abbiamo purtroppo già vista, ha prodotto niente. Poi c'è un altro tipo di cultura, anche la cultura dell'ascolto, la cultura dell'umiltà, la cultura di riconoscere i propri limiti e affidarsi ad altri soggetti per completare una macchina che poi deve essere una macchina efficiente a livello amministrativo. Questa è la vera cultura di cui Mazara ha bisogno. Non la cultura di Kierkegaard, Nietzsche o Freud, queste servono, per carità, servono per avere una buona dialettica, una buona capacità comunicativa, ma poi di fatto quello che serve oggi a Mazara è un amministratore, né un filosofo né uno scienziato. Noi siamo convinti di aver investito il nostro tempo e le nostre forze sull'unico che effettivamente può risollevare le sorti di Mazara. Ecco, a tal proposito volevo chiedervi voi, in quanto gruppo appartenente alla candidatura a sindaco di Vito Torrente, lo ricordiamo, avete annunciato in occasione dell'apertura, ecco, si parlava di Corso Umberto, in occasione dell'apertura del comitato elettorale in Corso Umberto avete annunciato una vittoria al primo turno, ma secondo voi, lo chiediamo ad Antonella Scaminaci, sarà così semplice vincere nonostante i 7 candidati che ci sono? Allora, sicuramente non sarà semplice perché saremmo veramente stupidi a dirlo, però diciamo che i gruppi o le persone che appoggiano Torrente sono delle persone semplici, come diceva Gianluca, sono in tutti i gruppi c'è l'eterogeneità e l'omogeneità, e mi riferisco all'eterogeneità perché ci sono rappresentanti della cittadinanza di Mazara, non ci sono i rappresentanti soltanto di una classe, ma rappresentiamo il popolo. Io direi che il sindaco Torrente potrà essere il sindaco del popolo, proprio perché rappresenta l'eterogeneità, ma nello stesso tempo rappresentiamo l'omogeneità riguardo ai valori, perché io, confrontandomi sia col mio gruppo, e altrimenti non sarei entrata nel gruppo, ho visto che c'è una grande omogeneità e una grande genuinità per quanto riguarda i valori, e io penso che una persona, prima di cominciare a fare un lavoro o prima di porsi davanti a un problema e di pretendere di amministrare, perché alla fine è anche una pretesa, una grossa responsabilità, ma è una pretesa voler amministrare la
città di Mazara del Vallo, e io dico che questi valori sono alla base di qualsiasi patto che possiamo portare avanti. Ancora una volta voglio ribadire il nostro appoggio al futuro sindaco Vito Torrente, personalmente perché lo reputo una persona molto semplice, molto umile, nonostante sia diventato un medio imprenditore. E ancora una cosa, io amo le persone che fanno sport, ho predicato sempre che lo sport è alla base del benessere di tutti, a partire dai bambini e a finire agli anziani. E quindi una persona sportiva, come lo è lui perché lo è una persona così semplice che non si è montato la testa nel corso degli anni e che non ha mai, diciamo, dato dei colpi di coda giusto per dire questo l'ho fatto io e quello l'ha fatto l'altro. Non ho mai sentito parlare in questi termini Vito Torrente. Tutto questo mi fa onore di appartenere alla lista Movimento Diritto alla Città e di aver appoggiato la candidatura a sindaco del grandissimo nostro amico Vito Torrente. Francesco Azzummo, secondo lei tra gli assessori designati da Vito Torrente vi sono tre donne. Sì. Che segnale secondo lei per l'elettorato? Bellissimo, bellissimo direi, perché le donne sono sempre state un po' escluse, mentre io ritengo che le donne sono una grande forza, perché noi siamo quelle che generiamo la nuova vita e che vogliamo sempre che i nostri figli, i nostri nipoti possano vivere sempre in un mondo migliore, sicuramente più degli altri, scusate se sono di parte, ma è una realtà, è una verità assoluta secondo me. Quindi io credo sempre che il sentimento delle donne si diversifica da quello degli uomini. Noi riusciamo a cogliere qualsiasi cosa con passione, con sentimento. Se scegliamo di fare una cosa lo facciamo anche con passione e con quella volontà anche di riceverne una grande soddisfazione. So che oggi non è così, ma come ha detto prima Gianluca, e concordo con lui su ciò che ha detto, la scelta nella nostra lista è stata importante. Noi abbiamo scelto, noi ci siamo scelti, non abbiamo cercato chiunque, ci siamo scelti e tutti abbiamo concordato su un unico pensiero, che è quello, come ha detto Antonella, di avere quei valori che si sono persi, è chiaro. Però la scelta di Torrente, e così come dice Antonella, io concordo appieno su ciò che hanno detto sia Gianluca che Antonella, perché ho conosciuto Torrente, specialmente in questi ultimi periodi, e ho visto in lui, anzi, un uomo che ha anche delle debolezze, che ha bisogno del sostegno degli altri, e questo mi fa pensare che lui può sicuramente essere il sindaco di Mazara. Può esserlo perché lui ha bisogno degli altri, quindi sarà una persona che ascolterà la gente, che si confronterà con gli altri, così come lo faremo noi, così come ha scelto lui nel suo programma, dove ha detto una cosa importante: i miei consiglieri che saranno insieme a me, saranno quelli che dovranno stare a confronto con la gente, dovranno lavorare lì. E io concordo con lui, perché è giusto che le persone vadano ascoltate, che quello che noi faremo non deve essere il favore che noi gli facciamo, noi gli ascolteremo le loro richieste e naturalmente prenderemo in considerazione tutto ciò che può essere offerto dall'Europa, dalla regione, per far sì che certi progetti possano andare a buon fine. Questo è tutto. Prima di tornare da Gianluca Messina, Antonella Scaminaci, secondo lei è un buon segnale all'elettorato il fatto che ci siano tre donne fra i possibili assessori di Torrente? Ripeto, sono delle domande di parte, ma ancora una volta ribadisco il fatto che noi donne, quando decidiamo di fare una cosa, la facciamo perché prima di tutto ci crediamo, nessuno ci costringe a fare qualcosa. Nel momento in cui crediamo in quella cosa, però diamo anima e corpo, perché è giusto che sia così, perché nel momento in cui ci assumiamo una responsabilità, qual è la responsabilità di più naturale che ci sia, quello di fare un figlio, o in questo momento quello di andare a rappresentare la cittadinanza di Mazara, non possiamo assolutamente permetterci di avere dei dubbi, ma forse lo sto facendo per mettermi in mostra, forse lo sto facendo perché voglio potere. No, assolutamente, io vi assicuro che personalmente sono scesa in campo perché veramente voglio dare il mio apporto, il mio contributo a questa città. Io ho conosciuto Mazara del Vallo, quando avevo 20 anni, Mazara del Vallo era una città
bellissima, vivibilissima, a misura d'uomo. I giovani si ritrovavano nelle piazze, i giovani dialogavano fra di loro, cioè era una cosa bellissima. Oggi questo non lo vedo più, vedo isolamenti. Ora mi sorge un dubbio: ognuno di noi nel momento in cui vuole migliorarsi deve riconoscere i propri limiti. Ora, in questa città la classe politica che finora ha amministrato ha, se un giorno, soffermato a pensare a quali potevano essere i loro limiti e come potevano migliorarsi? No, hanno cercato soltanto di andare avanti buttando fumo negli occhi e mai si sono messi in discussione. E questa è la cosa che mi dà enormemente fastidio, perché nel momento in cui io mi metto in discussione, allora da quel momento sto cercando di migliorarmi, ma se non lo faccio, scusatemi, non ho dove andare, devo fermarmi, devo tornarmene a casa, non devo neanche ricandidarmi. La cosa più triste è questa, che ancora una volta gente che non è riuscita a raggiungere nessuno degli obiettivi, dico nessuno, ma neanche uno degli obiettivi che si era prefissato nella campagna precedente, ancora una volta ce lo ritroviamo in lista. Adesso basta, perché confondono semplicemente le idee, le scelte degli elettori queste persone. Perché io non posso andare in giro a pubblicizzare la mia candidatura e sentirmi dire dalle persone basta con questa politica. No, io sto andando in politica, mi sto mettendo a disposizione perché voglio dare un mio contributo. Io non voglio niente, io voglio soltanto che la mia città torni alla normalità per noi tutti e soprattutto per la nostra classe giovane, ancor prima che la vediamo fuggire. Io, il mio desiderio è questo: se la cittadinanza ci vuole appoggiare e vuole appoggiare questo movimento, noi saremo ben felici, altrimenti mi dispiace, ma non lo so, perché quattro anni di mala amministrazione sarebbero veramente per noi una cosa deleteria e veramente potremmo cominciare tutti a prepararci le valigie e andare via. Io vorrei completare un po' il discorso che sta facendo Antonella, che è molto importante. Se queste può, persone, così poi passiamo alla parola. Sì. Grazie. Le persone che hanno amministrato Mazara, così come qualche altro candidato che già è stato presente alla regione, non so se anche al consiglio comunale, questo io non lo ricordo, hanno già fatto politica. Però c'è un problema: hanno distrutto l'economia di Mazara, ma questo lo dico. Ma lo dico ovviamente, con condizione di causa, cioè me ne prendo la responsabilità, è chiaro. Esatto, ovviamente ognuno si prende la responsabilità di quello che dice. Io sì, me la prendo la responsabilità, certo, perché io vedo una città che ho conosciuto in un modo, sto vedendo sempre più a degrado, non abbiamo più servizi, non abbiamo agenzia delle entrate, non abbiamo camera di commercio, non abbiamo tribunale, non abbiamo giudice di pace, non abbiamo l'ospedale, che è la cosa più importante, il diritto alla salute. Cioè, vogliamo dire, non a caso, proprio l'altro giorno è caduta la nipote di mia sorella, si è fatta male, è andata in ospedale, beh, per avere 4 punti è dovuta andare a Castelvetrano. Ma nonostante ciò io voglio aggiungere, che cosa accade nel momento in cui loro dicono dobbiamo dare turismo alla città, dobbiamo dare... Ma il turista che viene qui e si fa male, gli voglio domandare, dove lo mandiamo se viene qui con l'aereo, dove non ci sono servizi, taxi, pullman e tutto il resto? Dove lo mandiamo? Che cosa deve andare a dire poi il turista fuori da questo? È giusto o sbaglio? Io me ne prendo la responsabilità, chiunque si senta chiamato in causa può tranquillamente venire qui e spiegarci la propria versione. Ovviamente noi siamo aperti a qualsiasi tipo di considerazione, a qualsiasi appunto, a proposito del punto. Prima di tornare da lei, Antonella Scaminaci, chiediamo al nostro Gianluca Messina, ritornando sull'apertura della campagna elettorale con il comitato di Corso Umberto, dove avete annunciato la vittoria al primo turno, su queste possibili difficoltà, e una domanda anche sul suo ruolo: come si vedrà una volta che al consiglio comunale, quale sarà il tuo ruolo una volta che Vito Torrente diventerà sindaco? Allora, sulla vittoria al primo turno è chiaro,
visto ovviamente la tua non è opposizione costrittiva che fate insomma, in questi non è assolutamente anni. Semplice, però è un'ipotesi che secondo me non è da scartare, a parte che dico ora, consentite, ma con delle donne così passionali e così appassionate, ma come facciamo a non vincere al primo turno? Viva come fate sincerità. A non premiarle e a fare in modo che vengano a rappresentarvi in consiglio comunale? Quindi laddove ancora non ci sia, diciamo, la convinzione di votare Torrente e di dargli la possibilità di vincere al primo turno, io credo che dopo due interventi come quelli che mi hanno preceduto, la gente sarà quasi costretta a votare Movimento Diritto alla Città, a votare Vito Torrente. Ora, a parte questa considerazione che però peraltro, anche se fatta a mo' di battuta, rispecchia in pieno quello che io penso. Un altro appunto e un altro, diciamo, punto più che appunto a favore di Vito Torrente è la nomina delle tre donne come assessori. Ma non tanto perché sono delle donne, ma perché ha saputo individuare delle intelligenze e delle eccellenze all'interno della squadra assessoriale nominata in prima battuta notevoli. A parte per esempio la dottoressa Anna Certa, persona che io stimo profondamente, l'avvocato Giuseppe Bocina che è alla prima esperienza, e non di meno, consentitemi, il nostro fiore all'occhiello, la nostra responsabile di lista, la nostra coordinatrice, nonché assessore designato, la dottoressa Giulia Ferro, che ha dato dimostrazione che per fare della buona politica non è necessario fare politica da 30 anni. Ha saputo cimentarsi in un'esperienza per lei del tutto nuova, da mamma e da professionista qual è, in maniera assolutamente esemplare. Io credo che questo movimento sia fondamentalmente la spinta in più per Vito Torrente. Io credo che sia il suo valore aggiunto, lo è per i candidati che compongono la lista, lo è per l'assessore che rappresenta degnamente questa lista e che credo che in questi piccoli frangenti abbia dato scuola di etica, di educazione, di professionalità e di competenza. Proprio per questo io sono convinto che Vito Torrente ha tutte le carte in regola per vincere al primo turno, io credo che il movimento ha tutte le carte in regola per esprimere la classe dirigente del domani, perché all'interno della nostra lista ci sono tutti giovani professionisti preparati e tutta gente che sa cosa significa spendersi per la propria città, spendersi senza nulla chiedere, spendersi per cercare di migliorare la realtà in cui vive e farla diventare una realtà migliore per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. Quello che noi non ci vogliamo rimproverare è quello di essere rimasti inermi di fronte a una politica deficitaria, quella di non aver fatto nulla per le generazioni che verranno, quello di non aver fatto nulla affinché i nostri coetanei, io ho solo 30 anni e purtroppo tanti amici che oramai sono migrati, chi verso Londra, chi verso la Germania, chi a Bergamo, chi a Milano, dobbiamo fare in modo di creare le condizioni perché loro tornino a spendere le loro intelligenze all'interno di questa realtà e che possano contribuire anche loro a creare la Mazzara che vogliamo, la Mazzara di domani. Quindi questo è il compito che il movimento ha, che il nostro assessore ha, che è la dottoressa Giulia Ferro, e che il Movimento Diritto alla Città, seppur con poca esperienza perché considerate l'unico consigliere comunale uscente sono io, ha le spalle abbastanza larghe da sobbarcarsi questa responsabilità insieme al nostro candidato sindaco, appunto Vito Torrente. Voleva aggiungere Antonella Scaminaci? Mi riferisco al fatto quando dicevo che ci sono delle candidature che vengono riproposte, cioè consiglieri che si ripropongono giustamente. Non voglio che la cosa venga generalizzata, perché quando ho parlato di questo ho detto gente che non è riuscita a raggiungere almeno uno degli obiettivi che si era prefissato, e quindi non voglio generalizzare, non voglio offendere nessuno, ma chi si ritrova in queste condizioni di non aver concluso un bel niente, diciamo che deve cominciare a pensare di rientrare a casa e di pensare a fare qualche altro lavoro magari, che dove la sua utilità, per carità, può anche essere, diciamo, produttiva. Nella vita non esiste soltanto fare il consigliere o fare il politico, cioè ci sono tante altre categorie di lavoro. Ben altro. Francesca Zummo, la figura di Vito Torrente, chi è secondo te Vito Torrente e che sindaco sarebbe per la città di Mazzara del Vallo? Allora, io devo dire una cosa, ho conosciuto tante persone che fanno politica, tante. Io ritengo che Vito Torrente sia davvero, cioè adesso non lo dico perché è il mio futuro sindaco, sto dicendo una realtà perché io non ho, sono proprio l'unica che anche dentro al gruppo non ha peli sulla lingua, mi pare che ormai mi conoscono abbastanza. E quindi quello che dico è una verità, l'ho detto anche prima, io ho conosciuto
Ancora di più Vito Torrente, anche se lo conoscevo già da prima, in questi ultimi periodi. Lui ha visto una persona che non si sente così tanto forte come si sentono i nostri politici, come si sentono perché loro sono le menti illuminate, che poi sfortunatamente scoppiano da un momento all'altro, non lo so, però e lui è una persona che chiede, che ti chiede, non siamo noi a chiedere, è lui che ci chiede, quindi noi vediamo in lui quell'umiltà, quella persona semplice, che credo che abbia tutti i presupposti per essere davvero l'unico sindaco di Mazara che può portare qualcosa di nuovo. Non abbiamo uno che ci dice devi, no. C'è una persona che si confronta, una persona che chiede il tuo consiglio, una persona che dice guarda, che ne dici se facciamo così o facciamo in altro modo? Ed è questo quello che deve dare, non è la critica delle persone perché uno inizia da là in fondo e poi arrivando qui c'è la critica finale che è il peggio. Noi non dobbiamo affidarci a questo. Noi personalmente invece stiamo parlando della persona per quello che è un imprenditore è colui che dà lavoro, è il comune è un'azienda e l'azienda deve essere amministrata. Non vogliamo essere amministrati da politici che hanno appunto, come ha detto Gianluca prima, le loro filosofie o il loro modo di essere così artistico, chiamiamolo anche artistico, oppure chi vuole far sembrare, o quello, il politico delle illusioni, perché poi abbiamo anche quelli. Abbiamo quelli delle illusioni che ci fanno credere che in 5 anni avrebbero rivoltato il mondo, ma poi in realtà noi ci ritroviamo invece senza niente. Come mai? È questo che noi vogliamo. Okay. Quindi in Vito Torrente noi vediamo sicuramente la persona che può amministrare Mazara. Ok, allora prima di chiudere torniamo un attimo da Gianluca Messina che voleva aggiungere qualcosa in merito. Sì, ovviamente come hai visto le ragazze sono non solo preparatissime ma anche molto appassionate. Dico, è chiaro che il momento di crisi che attraversiamo non è legato solo a delle amministrazioni deficitarie ma più complessivamente da una crisi mondiale, perché purtroppo la crisi specialmente nell'Eurozona è totale e riguarda più o meno tutti gli stati, dalla Grecia al Portogallo passando per la Spagna, forse l'unica economia che un po' resiste è la Germania, quindi è evidente che la responsabilità non è da attribuire soltanto agli amministratori locali, ma come si suol dire il pesce puzza dalla testa, quindi è un'intera classe politica che va cestinata e mandata a casa. Faccio appunto questa premessa per ritornare anche sul discorso degli scrutinatori, permettetevi un ulteriore inciso. Quello che ha consentito oggi a questa commissione elettorale di procedere attraverso delle logiche clientelari di nomina degli scrutinatori è un decreto del Ministero dell'Interno. Questo Ministro dell'Interno ad oggi si chiama Angelino Alfano, è segretario politico di un partito che è il Nuovo Centrodestra e quindi, vedete, quando purtroppo ci si fa forti su delle leggi eticamente molto discutibili, sicuramente il problema non è dei componenti della commissione elettorale che, ripeto, hanno fatto per me qualcosa di eticamente discutibile, ma lecito, quindi non hanno violato alcuna norma, ma è purtroppo uno Stato centrale che legifera, come si suol dire, ad mutsum, senza probabilmente rendersi conto neanche di quello che sta disponendo, senza avere un minimo di conoscenza normativa del quadro normativo che va ad affrontare, e quindi proprio per questo, è vero quello che dice Francesca, magari ci sono stati anche politici locali che hanno contribuito ulteriormente alla disfatta economica di tutti i comparti di Mazara, è pur vero che quello che va diciamo ripristinato a tutti i livelli e quindi non solo a livello comunale ma anche a livello più ampio e quindi anche i nostri parlamentari va ridisegnata un'intera classe politica, quello che il movimento Diritto alla Città si propone di fare al di là della singola competizione amministrativa infatti è quello di diventare un vero e proprio partito a tutti gli effetti, di competere a tutti i livelli e a tutte le elezioni proprio per cercare di mettere all'interno dei rappresentanti che abbiano dei sani principi, una competenza specifica, che sappiano cosa significa fare della buona politica e che solo di quella debbano fare il proprio cavallo di battaglia. Abbiamo intenzione di tra virgolette operare una rivoluzione, ma non la classica rivoluzione a 5 stelle nel senso che io, perché peraltro per certi versi ammiro anche bene dirlo, ma noi non siamo contro tutto e tutti, noi siamo per avere del dialogo con tutti coloro che la pensano come noi, con tutta la gente che reputiamo essere gente per bene, gente all'altezza e meritevole della nostra interlocuzione, per cercare di risolvere insieme i 1000 problemi di Mazara
e speriamo e ci auguriamo anche quelli della nostra regione, della nostra provincia e più in là avanti anche della nostra nazione. Allora, in conclusione, torniamo dalle nostre ospiti e così come ha definito Gianluca, preparate e passionali, per fare una domanda che a Gianluca abbiamo già fatto in un'occasione diversa, e chiediamo anche a loro di fare un invito ad andare a votare per lei. Antonella Scaminacci, perché la gente di Mazara del Vallo dovrebbe votare per lei a queste elezioni amministrative? Allora, perché dovrebbe votare per me? Io mi reputo una persona fondamentalmente buona, fondamentalmente sincera, fondamentalmente coerente, ma fondamentalmente una gran lavoratrice. Cioè, io tutto quello che ho, il mio lavoro da precaria, ancora si intende, me lo sono guadagnata giorno dopo giorno. Ho studiato quando era giusto studiare, e questo è un invito che faccio a tutti i giovani, quando un minimo di formazione bisogna prenderla nell'età giusta. Se poi ci si vuole specializzare, possiamo anche trasportare di qualche anno la nostra specializzazione o l'approfondimento dei nostri studi. Bene, io da insegnante di educazione fisica, laureata alla triennale nel 90, dopo 10 anni in attesa di lavoro mi sono resa conto che avevo dimenticato molte cose. A quel punto mi hanno chiamato per delle supplenze a scuola, mi sono sentita un'emerita ignorante, perché molte cose ormai erano passate nel mio dimenticatoio. Ma siccome quando io vado a lavorare, quando io devo comunicare qualcosa, non devo inventare nulla, perché in quel momento io devo essere la guida del gruppo che mi sta ascoltando e con loro devo interagire e con loro devo trovare dei canali di comunicazione, questi canali di comunicazione non posso trovarli inventando delle cose. A quel punto ho detto bene, adesso devo tornare a studiare, devo formarmi sia per me sia per poter dare qualcosa di concreto ai miei studenti. Voi mi chiederete: ma che cosa insegna? Insegno educazione fisica, la materia più amata dagli studenti, ma la più, diciamo, sconsiderata, perché si dice sempre che l'educazione fisica, vabbè, non si fa niente. No, io ho la presunzione nell'insegnare la mia materia di dare una formazione per la vita. La storia, la geografia, l'italiano danno sì una formazione che spesso hanno, diciamo, un ciclo di tempo limitato. Quando io predico benessere, quando io predico che la salute sta nel nostro movimento, io pretendo, e in quel momento mi sento orgogliosa di dare un insegnamento di vita a chi mi sta ascoltando, e pertanto non posso mai andare a svolgere il mio lavoro senza essere ben preparata. Ebbene, io dico che la gente deve votare per me, perché sicuramente non andrò ad amministrare una città, ad esprimere quelle che sono i miei principi, quello che sarà la mia voglia di fare. Sicuramente sarò una persona che si documenterà giorno dopo giorno, che verificherà giorno dopo giorno qual è l'analisi della situazione di partenza di Mazara. Non posso andare a dividere un capitale senza sapere quali sono i bisogni veri della città di Mazara del Vallo. In una grande famiglia, quando si amministra una grande famiglia, la prima cosa che si fa è andare a dare ascolto e stare più attenti ai figli che stanno male, che sono più deboli. E questa Mazara non è mai avvenuto. Si spartisce sempre, solo e semplicemente, per le persone che sono più in vista e quelle che hanno più conoscenze. Io dico soltanto: votatemi se volete, non votatemi se non volete, ma votate per le persone che sono degne di amministrare la nostra città, perché non possiamo permetterci di sbagliare. Lo stesso invito chiediamo di farlo a Francesca Zumbo. Beh, allora, io diciamo, fortunatamente e non, ho ereditato un'azienda da mio marito, e che purtroppo non c'è più, e in più sono una consulente scientifica, quindi il mio è un lavoro duro tutti i giorni, nel senso, mi devo occupare sia dell'azienda che del mio lavoro. Magari non lo farò così come lo facevo prima, però quello che posso dire di me è che sono una persona
così come Antonello è una persona coerente, non a caso noi ci siamo scelti, abbiamo detto questo. Sono una persona coerente, una persona che sa ascoltare, una persona che possono parlarne gli altri e magari sì, non è giusto sì, che ne parlo sì. Io, perché mi adopero per gli altri se posso. Finché posso cerco di trovare sempre la soluzione giusta, magari così anche attraverso la conoscenza di un amico, nell'aiutare gli altri. Non voglio dire altro perché non sono facile così a farmi dei complimenti, preferisco che siano gli altri a farmeli, quindi preferisco evitare. E il fatto di essere votata, perché votata, sicuramente avete già visto come io sto vivendo questo momento così di candidatura, sono sempre stata arrabbiata politicamente, perché credo che da un ventennio a questa parte la democrazia non abbia più una sua posizione. Credo che la politica sia un po' finita, non ci sono più valori, non c'è più nulla, c'è solo il conflitto di interessi, c'è solo il litigio, lo vediamo, c'è il gossip, c'è l'invidia, c'è la gelosia. Noi non vogliamo vivere, almeno io personalmente, io non voglio vivere di questa politica. Io voglio vivere di una politica più seria, più trasparente, rivolta al popolo. Credo di chiedere solamente le cose semplici e quindi non ho altro da dire. Ringraziamo e allora chiudiamo con un'ultima battuta di Gianluca Messina. Tu poco fa mi hai fatto una domanda, io nell'impeto della risposta di esaltare le mie future colleghe o le nostre future rappresentanti, mi sono dimenticato di rispondere. Capita. Sarà anche qualche capello bianco, l'età che avanza, prima ero più infallibile da questo punto di vista, adesso qualche defiance purtroppo avviene. Tu mi hai chiesto quale sarà il mio ruolo. Io il mio ruolo lo vedo a supporto di questo gruppo. Non per forza bisogna fare la prima donna, noi intendiamo il fare politica non come con personalismo, ma come spirito di squadra. Figurati che io quando ho aderito al movimento avevo anche rimesso la mia candidatura nelle mani del gruppo intero, ero anche disponibile a non candidarmi, quindi io credo che il mio ruolo sarà insieme a quello dei padri fondatori del gruppo, insieme a quello dell'assessore designato Giulia Ferro, quello di dare la mia esperienza per quello che può servire e per quello che può valere, anche se come vedi insomma le ragazze sono già abbastanza battagliere come il resto di tutto il gruppo, io sono a loro completa disposizione laddove dovessi essere eletto o laddove non dovessi essere eletto. L'importante è che voi votiate giorno 25 maggio Movimento Diritto alla Città, mettete una X che può contribuire allo sviluppo del vostro territorio e del nostro amato territorio, segnando appunto Movimento Diritto alla Città, scrivendo il nome di uno dei 30 candidati, indistintamente tutta gente all'altezza e degna di rappresentarvi, e soprattutto non tralasciate, cosa importantissima, dal barrare con la X il nome Vito Torrente, che già troverete a posto e scritto nelle liste, quindi il nome già è precompilato, basta semplicemente barrarlo. Vi ripeto, l'importante per noi, per voi, per Mazzara è che non si sbagli a votare, che la gente voti con consapevolezza, che la gente voti l'unico progetto in grado oggi di dare delle risposte certe, reali e sicuramente che ha nel proprio programma elettorale soltanto punti realizzabili e non punti che prevedano lanci di esplorazione su Marte o sulla Luna che partono da Mazzara, come già abbiamo avuto modo di vedere nei programmi elettorali faraonici di altri candidati, ma che di fatto rimangono sempre belle parole scritte, ma a cui non si può dar mai seguito. Se volete votare la concretezza, l'umiltà di una squadra, le competenze di una squadra, ripeto, votate Movimento Diritto alla Città, votate Vito Torrente. Bene, noi non resta altro che ringraziare gli ospiti che sono intervenuti oggi, ringraziamo dunque Francesca Zummo, grazie. Ringraziamo grazie. Antonella Scaminaci, grazie, buon pomeriggio, e ringraziamo anche Gianluca Messina, grazie a te, grazie. Ricordiamo loro sono candidati al Consiglio Comunale con la lista civica Movimento Diritto alla Città, che fa capo alla candidatura a sindaco di Vito Torrente per queste elezioni amministrative che nel 2014 cadranno il 25 maggio. Bene, amici di TeleBS, è tutto, ringraziamo tutti per averci seguito e l'appuntamento è alla prossima. Arrivederci.